Adesso è ufficiale davvero. È da 10 minuti circa che la notizia è veramente ufficiale. Resa pubblica da tutti i social network, da tutti i siti della Juventus, Gonzalo Higuaín lascia Napoli per arrivare a Torino per vestire proprio la maglia bianconera. Io avevo già fatto un video sul possibile arrivo di Higuaín alla Juventus, sul possibile tradimento di Higuaín al Napoli, chiamatelo come volete perché ne ho lette di ogni ragione, di ogni modo, e però non ho mai pensato che fino all'ultimo, perché io sono uno che dopo aver visto Berbatov prendere un aereo per andare a Firenze, salvo poi fermarsi a metà strada per scendere a Torino, salvo poi non firmare né per la Juve né per la Fiorentina, ma tornare in Inghilterra dove ha firmato per un'altra squadra, finché il giocatore non è arrivato, non ha firmato, l'investimento che Higuaín aveva già sostenuto, quello non era il problema, ma finché il social network, finché il sito della società non pubblica la notizia, io sono sempre stato uno di quelli che diffidava un pochino, non ci credeva, ma adesso è successo davvero ed è incredibile pensare soprattutto che 10 anni fa la Juventus retrocedeva in Serie B, in 10 anni è arrivata a giocarsi una finale di Champions, a vincere 6 campionati e soprattutto è arrivata a poter spendere 90 milioni di euro per un singolo giocatore, d'accordo, pagabili in due soluzioni, in due trans, 90 milioni di euro perché la clausola era di 94.7 nel caso in cui fosse stato davvero il giocatore stesso a pagarla per rescinderla, e invece per un club è di 90 milioni pagabili in due opzioni, quindi 45 quest'anno, 45 l'anno prossimo. Devo dire che ho voluto fare questo video veloce perché vi avevo detto, per portarvi le notizie proprio in anteprima assoluta, proprio nel momento esatto in cui escono, devo fare dei vlog non montati, non tagliati, ma volevo dirvi la mia, perché se ho già fatto un video su Higuaín, ho già fatto anche un video su Pogba, perché le due cose possono essere assolutamente collegate, e devo dire che vi sorprenderò, ma io sono uno di quelli che pensa che Pogba possa non lasciare la Juventus, nonostante tutto questo chiacchierare. Io ve l'ho già fatto il video in cui parlo di quello che ne penso della possibile cessione di Pogba, vi invito ad andarlo a cercare, è qui sul canale, sotto la sessione calcio mercato. Ma sono anche convinto, come ho già ripetuto non mi ricordo neanche quante volte, che la Juventus farà di tutto per non cedere nessun campione in questa sessione di mercato, ma cercherà di sfoltire la rosa di giocatori che non servono, vedi i vari Pereira, i vari Asamoah, i vari Hernanes, Zaza probabilmente, perché in questo momento l'attacco della Juve vanta Dybala, Higuaín, Mandzukic, Piazza e Zaza, e credo che uno di quei cinque sia di troppo, perché vediamo come era l'anno scorso con 4 attaccanti, Zaza comunque ha fatto quasi sempre la panchina, Morata partiva sempre dopo, e quindi è difficile pensare che la Juve possa tenere 5 attaccanti di questo livello, perché pensare che Mandzukic parta dopo come terzo è assurdo, perché parliamo di un attaccante di calibro internazionale che ha sempre fatto il titolare in tutte le squadre, addirittura nel Bayern Monaco del triplete. La Juve, ragazzi, ha costruito una rosa di livello assoluto. Io credo che se la Juve riuscirà davvero a trattenere Pogba, perché l'unico motivo per cui la Juve deve cedere Pogba è perché Pogba vuole andare via, e più che Pogba forse meno Raiola, perché forse dei due è lui che gli ha messo quelle strane idee in testa. Ma se la Juve riesce a trattenere anche Pogba dopo questa campagna acquista che vanta Dani Alves, Pjanic, Benatia, Piazza e Higuaín, che sono 5 giocatori che in Serie A sarebbero titolari tutti e 5 in tutte e 20 le squadre, e forse anche all'estero qualcuno di questi riuscirebbe a essere titolare, io credo che trattenendo anche lui ci si trovi di fronte a una delle Juve più forti, ma soprattutto più complete della storia del calcio, perché hai una riserva per ogni ruolo di livello, hai 2 Juventus, una A e una B, e quella B, quelle che sono le riserve, sono di livello assoluto, sono veramente fortissimi, e io sono veramente esterrefatto, rimango stupito davanti un mercato del genere. Sapevo che si sarebbe provato a fare un mercato per provare a vincere la Champions, in questo momento la Juve è tra le prime 3-4 squadre europee e al mondo, e negarlo sarebbe negare l'evidenza. Non lo sapete, sono juventino, ma sono sempre andato con i piedi di piombo quando c'era da parlare della Juventus, ma di fronte a una cosa del genere io a memoria non ricordo un mercato così grosso da parte di una squadra. Forse il mercato che ci si avvicina di più è stato l'anno del Real Madrid, in cui hanno comprato Kakà, Cristiano Ronaldo e Benzema. Però lì hanno comprato 3 attaccanti, qui invece è stato proprio, ci sono stati presi i giocatori dove servivano, e credo che cedere Pogba sia una pazzia, proprio perché a centrocampo, che è sempre stato uno dei punti forti di queste Juventus, senza Pogba inizi ad avere quasi la coperta corta per colpa dell'infortunio di Marchisio, per le condizioni fisiche di Khedira, e quindi vendendo Pogba dovrei andare comunque ad acquistare un altro centrocampista di livello mondiale, e dubito che riescano a vendertelo
perché chi ce li ha se li tiene stretti. Però la notizia del giorno è Gonzalo Higuaín alla Juventus per 90 milioni di euro e una società italiana che paga 90 milioni di euro per un giocatore era quasi utopia fino a poco tempo fa. La Juventus c'è riuscita e ha fatto un grandissimo colpo.